Il freddo, un killer implacabile che ha sbaragliato interi eserciti, un nemico tuttavia che può trasformarsi in un prezioso amico, in grado addirittura di salvare la vita. È stato il tema dell'incontro La freddezza del male, gli esperimenti di Dachau e la medicina moderna, organizzato nell'ambito della rassegna Memento, dall'Accademia Vitale Giordano. Cosa c'entra, si dirà, tutto questo con una rassegna dedicata ai crimini contro l'umanità del Novecento? C'entra perché tra coloro che si sono chiesti in che modo il corpo umano reagisca all'assenza di calore, ci sono stati gli scienziati nazisti, che nel campo di concentramento di Dachau hanno condotto crudeli esperimenti sui prigionieri russi per capire fino a che punto l'organismo umano potesse resistere. Esperimenti che per tanti anni sono stati, per la scienza successiva alla Seconda Guerra Mondiale, un tabù, un capitolo da dimenticare. Ne ha parlato il professor Matteo Cerri dell'Università di Bologna, che su questi argomenti ha scritto un libro dal titolo La cura del freddo. Si è discusso, devo dire in maniera estremamente civile, su due ipotesi. Il primo è quello che la scienza dovrebbe rifiutare a priori qualunque tipo di impulso, ma anche di dato, di osservazione che venga dal terzo Reich. Questo per un rispetto principalmente del mito, insomma. Questa cosa è come se non, per noi non esiste, la cancelliamo dalla nostra storia. Come evento ci ricordiamo che è successo. Dall'altro c'era chi diceva che di qualcosa di utile sia stato trovato. E allora non sarebbe ancora peggio per chi ha perso la vita in questi esperimenti che addirittura il suo sacrificio non venga neanche riconosciuto e quindi non possa essere stato qualcosa di utile. E la diatriba è data un'antichità, c'è stato decenni, fino a quando nel primo decennio del 2000 un collega stimato di Harvard ha riproposto la questione chiedendo effettivamente l'accesso ai dati. La sua idea era questa: vediamo se effettivamente c'è un significato scientifico, perché nessuno sapeva bene cosa era successo. Questa era un po' anche l'aura che aleggiava intorno a questi esperimenti. Solo dopo che l'onda emotiva legata a quegli errori si affievolì, si cominciò a prendere in considerazione l'idea di consultare i risultati di quelle ricerche, per capire se, al di là delle modalità crudeli, avessero portato a conoscenze utili. E la risposta fu negativa.